non avrà mai una sede stabile, non si sistemerà in un posto per lunghi periodi, proprio perché in Capaisse ci sta questa diascoli del suo popolo, che lui sente che comunque ne porta il peso sulle spalle, e anche poi perché l'arte di quel tempo richiede l'andare in giro. Considerate che nel 1924, vale a dire 24 e 13 fanno 37 anni, quando lui in questa data viene inaugurato il Museo Guardiano a Sorrento, arriva Mussolini in visita alla città di Sorrento con il suo idroplano giù al porto, in questa data Nicolini, la villa Nicolini e il monumento ai caduti nella piazza di Sant'Agnello, si sposta a Cuba. Nonostante sono anni di guerra e sono anni di povertà, c'è un movimento artistico e di artisti fatti all'insegna dello scambio, quasi potremmo dire. 1924, Nicolini si sposta da Roma, si sposta a Cuba e mette su committenza statale una serie di monumenti dedicati. Era, no,